Ciao amici e amici, oggi vi parliamo di Bambola Joy e di Bessie, la spiritosa negretta, e abbiamo tutta una storia bellissima da raccontarvi, perché non siamo di fronte semplicemente a due bambole così, ma c'è tutta una bella storiella che adesso vi andiamo a raccontare. Qui con me c'è Sivi. Ciao a tutti. Vediamo di capire perché queste due bambole sono divertenti e che cosa hanno di speciale per noi. Allora Sivi, raccontiamo un po'. Intanto io prima me la sono sghignazzata perché questa povera bestia da quando esiste era spiritosa negretta. Che poi a ben guardare questo giocattolo è bellissimo, soprattutto considerando di quando è. C'ha una qualità incredibile, cioè è anche molto moderna nel vestiario. E anche abbastanza, se vuoi, osetto. Perché sì, questo look un po' così, diciamo, con l'ombelico di fuori, con questo reggiseno, non era proprio una cosa che si trovava così facilmente nelle bambole, per le bambine. È vero, era esotica. Dicevano che infatti aveva... guardate, il fascino dell'esotismo in un modello di grande effetto. In effetti le bambole sono belle, eh? Niente da dire. Poi tu l'hai anche posizionata così che sembra che sta ballando la conga, vabbè, lasciamo stare. Fai vedere come si muovono intanto, dai. Sì. Descriviamo un secondo le bambole, facciamo proprio vedere il giocattolo, tiriamo poi fuori le scatole, le vediamo da vicino e poi parliamo del perché queste bambole sono simpatiche, perché ci fanno ridere, perché le utilizziamo sempre per i nostri filmini. Sì, beh, c'hanno anche una storia dietro. Comunque partiamo, mamma mia. piano, perché è roba fine anni 70, avete visto dal titolo. Sì, no, beh, si vede, comunque. Ecco. Siamo ora all'intervista di oggi. Abbiamo qui due care colleghe del mondo delle bambole, Bella Joy e Bessie la spiritosa negretta. Benvenute a tutte e due, mie care. Buonasera, miei dorate. Buonasera, Zun. Che piacere immenso essere qui. Buonasera, io Bessie, vengo di Spezia e amo Popette e Pempen il pinguino. Allora, oggi la nostra intervista verte sul fatto che sin dagli anni 70, quando siete state create dalla Sebino, voi non siete mai andate troppo d'accordo. Immagino la cosa sia dovuta all'evidente differenza di trattamento che avete subito, o mi sbaglio? Joy, tu che ne pensi? Ma guarda tesoro, io sono sempre stata la più bella, non per niente mi chiamo Bella Joy. E sai a casa che cos'ho? Ho doccia Joy per essere sempre pulita e profumata. Ho Garden Joy, dove mi rilascio. Inoltre ho Auto Joy, con cui posso andare a fare shopping, uscire con le amiche per fare l'aperitivo, e volendo posso anche andare in vacanza, che ne so, a Jesolo, a Rizzone, se ho voglia anche a Forte dei Marmi. Io invece non ho niente, perché la Sebino ha dato a Joy tutti questi accessori e io invece sono semplicemente spiritosa. Vi sembra giusto che io sia definita negretta e parecchio razzista e classista? Io sono solo Bessie, la spiritosa negretta, ecco, meno male che almeno vengo di Spezia. Io consolo me con Popette dell'Ikea. Certo, comprendo. Su, cara, non essere zelosa e pesante come al solito. Sono decenni che me la menico in questa storia. Rassegnati, non sarai mai elegante e fine come me. E poi lasciatelo dire, tutte quelle polpettine dell'Ikea non è che ti fanno bene la linea. Vedo dei rotolini là, sui fianchi. La cellulite avanza, cara mia. Cos'è, culattello? Pazzetta? Mortadella? Ecco perché hai bisogno di quella gonna enorme. Chissà cosa nascondi lì dietro, Vi prego, non litigate. Lo scopo della nostra intervista è di capire insieme come mai tra voi ci sia stato un trattamento diverso. Ma... Zibe, erano anni 70. Sono già stata di fortunata a essere inserita nella linea di Bambola Bella Joy, quella stronza. Noi poveri afrosvedesi, così come altre etnie, eravamo visti, se ci andava bene, come persone esotiche, musicali, così colorate. Ma come potete vedere, la bambola bionda, bianca e ricca vince sempre. Niente auto per me, niente giardino. Potevano almeno concedermi una doccia, un catino. Invece mi toccava lavarmi di nascosto nel bagno di Barbie. Una volta ho provato a lavarmi nello slime pit dei Masters, ma è stato un vero disastro. Avevo tutti i capelli verdi, che appiccico. Comprendo. Sì, beh, io comunque, caro, ho anche tanti deliziosi abitini. Te invece sei una stracciona. Ti prego, Joy, non insultare la cara Bessie. Non sei gentile nei suoi confronti. Ma senti, non la reggo più. Sono anni che mi stressa. Che se la prenda con la Sebino, io cosa c'entro se sono bella e famosa? Che persino Barbie e Tania mi hanno fatto i complimenti per la mia classe innata. Nessuno è come Bambola Joy.
Senti Joy, credo tu abbia stancato i cari telespettatori con i tuoi atteggiamenti da diva insulsa. Nessuno ricorda di te. Come prego? Che hai detto te, spiritosa negretta? Partiamo da Bessie, che come tutti avrete capito è un po' la nostra beniamina, proprio perché esatto. Abbiamo preso le parti, diciamo, di quelle un po' messe da parte, perché questa qui veniva, diciamo, pubblicizzata in un momento in cui la bambola Joy aveva la casa, la macchina, la doccia, esatto. I vestitini, esatto. E era soltanto la spiritosa negretta che... Cos'era, la domestica? No, non era una domestica, assolutamente. Però, cioè, la pubblicità, insomma, diceva tipo: ah, Joy di qua, Joy di là, Joy c'ha questo, Joy c'ha quello. E poi Bessie, poverina, la spiritosa negretta, che non aveva un cacchio. Però anche lei poteva passare un'estate felice. Io mi sono sempre domandata che ruolo avesse questa ragazza. Perché era, non era una della cumpa, amica, era una della cumpa, direi. Sì, però, cioè, era proprio messa da parte. Non era neanche tipo l'amica di Barbie, no? Che c'era la Barbie bionda e poi l'amica bruna che c'aveva un altro nome. Questa qua veramente sembrava tipo Mami di Rossella Vara. Come se fosse la domenica. Vabbè. Poverina. Tra l'altro, ecco, giusto una piccola curiosità: ho visto che Bessie era praticamente la più grande cantante blues della storia della musica, la prima afroamericana ad aver raggiunto veramente la fama, che è considerata una specie di colonna portante della musica blues. Prima di Aretha Franklin, prima sì, di questa molto gente, prima, c'era penso, Bessie, penso si parli ancora degli anni 30 addirittura, quindi probabilmente il nome l'hanno preso da lì. Sì, credo. Comunque, allora, il discorso qual era? Guardate un attimo questo filmatino intanto, così facciamo chiarezza sullo scherzo. In questa pubblicità cartacea pubblicata su un topolino di fine anni 70, affrontiamo un presunto razzismo come particolarità sociale di un'epoca in cui c'era meno sensibilità nei confronti di etnie, culture o preferenze sessuali differenti da quelle canoniche. Anche in Italia potevamo percepire questa sorta di razzismo. La Sebino produsse, seppur in numero ridotto rispetto alla protagonista Joy, la esotica Bessie, definita la spiritosa negretta. Ora, sorvoliamo sul fatto che all'epoca il termine negro non fosse ancora del tutto considerato dispregiativo come lo è oggi. Quello su cui vorrei soffermarmi è il termine spiritosa. Perché Bessie è spiritosa? Cosa c'entra col fatto che sia una negretta? Era forse un modo per valorizzarla? Certo, l'antipatica negretta non avrebbe giocato a suo favore, non avrebbe venduto, questo è chiaro. Comunque, in questo spot vediamo che Joy, bionda, bella e ricca, possiede auto, giardino, doccia e tanti tanti abitini. Ebbene, guardate questa immagine. Abbiamo la bambola Joy che a titoloni passa un'estate felice. Poi vediamo un asterisco e sotto, in basso, scritto piccolo, e di Bessie, la spiritosa negretta. Se il cielo lo vorrà, quindi, anche questa povera ragazza, senza farsi notare troppo, mi raccomando, potrà passare un'estate felice nel mondo delle bambole. Cioè, ma quanto era stupida questa pubblicità. Ecco perché oggi vediamo insieme bambola Joy e Bessie. Povera, povera Bessie. Ecco, adesso che abbiamo visto il filmato avete capito che alla fine degli anni 70 si diceva ancora negri, negretto, negretta, eccetera, eccetera. Diciamo, non c'era troppa malizia, si faceva in modo assolutamente innocente. Oggi è considerato razzista, quindi non si dice più così, siamo d'accordo. Era un po' di moda alla fine degli anni 70 avere questa integrazione razziale o comunque questa curiosità, quantomeno. C'era Ciccio Bello, c'era Winnie Two Indiana, c'era un po' di roba... così, che dava questo tocco in più rispetto alla solita Barbie bionda, occhi azzurri, tutto questo genere di cose. Sì, è vero. C'era anche Ciccio Bello Angelo Negro. Sì, quello dicevo. Conoscersi giocando. 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 Giocando alle mamme con Ciccio Bello, bellissimo, e Angelo Negro. Conoscersi giocando con Ciccio Bello. Ciccio Bello è solo Sebino. Dicevi, scusa? No, dicevo che alla fine degli anni 70 c'era un po' questa moda di parlare appunto anche delle altre razze, magari in maniera un po', come posso dire, superficiale quasi, no? Sì, sicuramente superficiale, però non c'era, ripeto, malizia, lo si faceva anzi solo perché c'era curiosità, probabilmente si voleva stimolare i bambini a capire che c'erano altre etnie nel mondo, come la pubblicità della Nutella, ti ricordi? Dalla Scozia, dall'Alaska, sì. Bambini di tutto il mondo che mangiavano la Nutella, era una cosa molto fine anni 70, primi anni 80, e quindi niente, c'era anche, ti ricordi Winnie Two, la bambola indiana? Sì, con la vera culla indiana. Con la vera culla indiana, sì, infatti, ecco.
E comunque niente, al di là delle curiosità, diciamo, legate al periodo, guardiamo un attimo anche la qualità del giocattolo. Sì, che dai, per essere una bambola di fine appunto anni 70 è estremamente fatta bene, cioè di una qualità piuttosto alta, i materiali mi sembrano ben fatti, i vestiti ancora meglio. Sì. C'è comunque una certa così voglia di osare anche. Sì. Nella costruzione dei personaggi, nel modo in cui erano vestiti, c'è un'attenzione alla moda che, se vuoi, va anche un po' al di là del solito schema della Barbie. È vero, bambola, certo. Tutta rosa con, diciamo, sì, queste, sì, cose, sì, un po' leziose. Cioè Bessie è veramente anticonformista sia nei colori che nella struttura dell'abito. Ma è vero, in effetti sembra quasi brasiliana, non so. Infatti, beh, Bambola Joy, possiamo dire, noi abbiamo una versione natalizia, vero? Questa qui è una versione a cui si può colorare i capelli. Vediamo le scatole, aspetta. Allora, ecco, questa, stavamo dicendo, è Joy, che ha questo effetto con un pennarello, una cosa di questo genere, inserito nella confezione, con il quale si possono colorare i capelli della bambola. Giustamente questo tipo di effetto si faceva molto più frequentemente sulle bambole bionde, perché colorare a partire da una base chiara era molto più semplice da fare. Certo. Niente, stavo notando in realtà quant'è artigianale quasi questa etichetta che hanno messo sulla scatola, che sembra così una cosa fatta a mano e chiusa dietro con lo scotch, per cui proprio una cosa super super artigianale. Evidentemente l'avevano fatta in seguito utilizzando la scatola classica. Le scatole erano molto carine, tutte nere, eleganti, vorrei cercare di scritte in più lingue, quello che c'è dentro, sì, per capire esattamente che cos'è, perché l'ho definito pennarello, ma a ben guardare non sembra, sembra una cosa diversa. Vediamo. C'è anche un cataloghino poi, sì, da guardare. Sì, sì, infatti. No, no, effettivamente è un pennarello, tra l'altro un azzurro e un castano, come per dire. Ah. Vuoi fare la bambola un po' punk, ci metti un colore diverso, vuoi fare la bambola, okay, castana, ci metti il castano. Adesso onestamente non so la resa, non ho proprio idea. Va, lasciamo stare perché rischiamo di non rovinarla. Non ci provo nemmeno, ma stiamo scherzando. Forse il fatto che questi pennarelli sono di non si sa quale. No, anche però... perché... Io sono la bambola Joy, la più bella tra le belle. Non vorrete mica rovinarmi i capelli? Muovemo, senti. Sono mica la spiritosa negretta io, Vediamo un po' questo catalogo. Allora, vediamo un po'. Ma qui c'era tutta la casetta di Bessie. Qua c'è un po' tutto. Cacchio, ma sai che non l'avevo mai guardata sta cosa? Vediamo adesso insieme. Allora, vediamo un po'. Allora... Sì. Garden Joy, ecco, questo ci faceva ridere. Il fatto che addirittura gli oggetti si chiamassero Joy. Quindi c'era Garden Joy, non c'era Garden Bessie. C'era Garden Joy per gli incontri in giardino, il gazebo di Joy con il lampioncino per la sera. No, che tra l'altro è carinissimo. Il giocattolo vedevo, è bellissimo. Veramente, sì, sì, molto il lampioncino originale. È funzionante. Vedete che qua, ecco, vedete, Bessie era un'amica di Joy. Perché qui c'è Joy e poi c'è una Joy, direi, con i capelli bruni probabilmente. Sì. Ecco, vedete, poi qui c'è doccia Joy, vedete che... Per l'igiene di Joy, una doccia funzionante, quindi non per l'igiene di Bessie, per l'igiene di Joy. Tra l'altro qua a notare questa immagine sexy della bambola scosciata che esce dalla doccia con l'accappatoio. Che bella. Ah, comunque erano bei giocattoli, se considerate che era roba italiana, cioè... No, ma fatti molto bene, anche qua c'è appunto l'accappatoio con cappuccio o cuffie addirittura, per cui sì, potevi, sì, proprio, sì, giocare. Sì, c'erano i vari modelli carini. Vediamo, ecco, questa ce l'abbiamo, possiamo l'auto farla Joy. Vedere, l'auto Joy, dopo la vediamo. È molto carina. Ecco Joy, capelli al vento, in fuori sera, è stata in città, e pensate luce al neon, vedete, auto Joy, di nuovo. E poi anche il relativo vestitino, perché non mica farla andare in macchina vestita a caso, sì, no? Perché come abbiamo visto poi nella pubblicità, aveva anche tanti deliziosi abitini, ecco. Completa auto Joy, tre versioni di una tenuta sportiva completa di foulard, là, che roba lussuosa. Sì, sì. Ma qui c'è anche Steel Joy, un gioco sorprendente nella sua semplicità, tanti scampoli, tante idee e il gioco della piccola stilista. Sto cercando di capire cos'è, che tu probabilmente avevi una sagoma ritagliata e mettevi sotto le varie stoffe per simulare un vestito. È carino comunque qua. Cosa la avevamo? Casetta arredata per il weekend di Joy. Ecco, il weekend di Joy, attenzione, non di Bessie. Anche queste cose assolutamente casetta, giuro che non sapevo neanche che esistesse, perché la pubblicità non c'era, non l'avevamo mai vista. Chissà se l'hanno prodotta, carina. Sembrava fatta di cartone comunque. Ma qua c'è addirittura la descrizione della bambola. Vediamo, la figura snella, la testa e il corpo snodati, le braccia e le gambe articolate, i gomiti alle ginocchia e soprattutto orientabili nelle varie direzioni. Fanno di me, Joy, la bambola veramente articolata, i lineamenti del viso, la dolce vivacità degli occhi, i folti capelli ondulati, l'eleganza del portamento fanno di Joy una bambola tipicamente italiana, la più bella tra le belle. Più che tipicamente italiana direi un po' romagnola.
Vabbè, io ho deciso che Joy parla così, le ho dato questa caratterizzazione. Super Zai, vediamo, sei versioni di un modello da gran sera. Vedete, c'ha anche appunto, come si diceva, tanti deliziosi abitini. La povera Bessie invece, Bessie. Il fascino dell'esotismo, come si diceva, ecco qua. Bessie è solo Bessie, basta, sì, Bessie c'ha un vestito, così. Non ha la doccia, non ha l'auto, non ha il giardino, speriamo non ha che niente. Possa passare un'estate felice comunque. Abitini per ogni occasione, una serie molto varia di fogge e colori, va bene. Vabbè, poi qua a noi si scherza, chiaro, perché anche Barbie era Barbie e aveva tutto Barbie, però se non altro non si chiamava Salon Barbie e Barbie House. Beh, però era la casa di Barbie, no, e perché qua, di però, Barbie. Sì, però è, qui è spudorato, cioè Auto Joy, Doccia Joy, cioè proprio... Pesante, sì, pesante. Ma noi abbiamo preso comunque le difese della nostra Bessie. Dai. Che devo sì, essere le sincera, abbiamo dato forza e valore. Devo essere sincera, anche guardando proprio le bambole sé per sé, Bessie è un altro livello, non c'è niente da fare. Sì, molto carina. Proprio anche i lineamenti, sarà forse perché la faccia della bambola è un po' così, c'è cioè un po' questa naso patatina. Vediamola da vicino, prendila un po' così mostriamo anche le articolazioni. Bessie è fatta estremamente bene, anche perché il capello afro non era per niente semplice da fare. Io che ho visto bambole anche nel periodo successivo, che in teoria dovevano essere ricce di capelli, non rendeva mica così bene come ha fatto questa, assolutamente certo. No. Fai vedere dove è articolata e come? Sì, allora ha queste braccia che sono... pieghevoli, evidentemente ci serve anche un filo di ferro. Ma non lo sapevo. Non lo sapevi? Beh, si capiva da come è messa, eh? No, assolutamente te lo giuro. No, sono pieghevoli le braccia. Ma pensa a te. Io sinceramente non insisterei troppo perché il filo di ferro, infatti. Per sua natura è un po' delicato. E il filo di ferro per articolare le braccia ovviamente è una cosa piuttosto delicata, che quindi meglio se non lo usiamo troppo, soprattutto perché sono passati degli anni. Mi aspetto che sia lo stesso funzionamento anche per le gambe. Aspetta che provo a staccarla dal suo piedistallo. Sì, tra l'altro guardate, c'era un piedistallo, questa era una cosa molto molto carina perché teneva sulla bambola, quindi se non si giocava si poteva anche... No, allora la bambola scatta, un po' come scatta, le vecchie... Okay. Le vecchie gambe delle Barbie che avevano questa cosa che scattava e gli potevi far piegare il ginocchio e poi vabbè naturalmente hanno un'articolazione per muovere la gamba. Adesso vogliamo vedere sotto la gonna no. Però. Sì, dai. Non facciamo queste porcellate per cortesia. Dai, vediamo cosa c'è sotto la gonna. Tutti vogliono sapere cosa c'è sotto la gonna. Le mutande. Bambole. Le mutande. La mamma l'ha dotata di mutande. Ah, che bello, no. C'ha dei bei mutandoni. Ce li ha veramente, mutandoni di Bridget Jones praticamente. non è una cosa da sottovalutare, le barbe no, non ce no, le infatti, mica. Infatti. Per cui questi sono addirittura peritati nei materiali biancheria, hai visto che roba? Ho capito. Senti, invece i bottoni dietro come sono? I bottoni dietro sono veramente quelli anni 70 di brutto, come li ricordo io, che mia mamma li usava per fare... Sono resistenti questi? Sì, sono quelli a... vedi? Ok. Questi qua sono praticamente indistruttibili. Bene. L'unico problema che potevano avere, però vabbè, diciamo che hanno resistito al passare del tempo, è che essendo di metallo potevano dare un po' di ruggine. Però al netto di questo direi che... Ok, e si muove anche la testa, no? Sì, certo, beh, la testa è... Si può ruotare, si può anche inclinare, che non è una cosa tanto comune per l'epoca, perché una volta... Bello. Sì, 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 è fatta molto bene. Bene, bene. Adesso guardiamo anche invece Joy. Bambele dai. Ecco, peccato che Bessie non abbia le scarpe, strano. Beh, in realtà era fatto apposta, probabilmente, per fare questa versione un po' esotica. Dici? L'unica cosa fatta veramente un po' a culo, che magari me... nella confezione non le abbiamo viste? No. Boh, vabbè, dopo guardiamo. No, no, perché se vedi anche la fotografia... Non ce le ha? Bessie è scalza. Vabbè. No, dicevo, l'unica cosa fatta veramente un po' a culo sono i piedi. Perché sono senza dita e si vede la riga della plastica dello stampo. È vero, è vero. Però non è grave, nel senso, cioè, ho visto di peggio. Salve, io sono Bessie, vengo di Svezia. I miei piedi sono originari dell'IKEA, per quello sono fatti in questo modo. E ora vado a cucinare popette, se non vi dispiace. Gioia stronza. Salve cari amici, io sono Pessi e vengo di Svezia, lo sapevate? Oggi siamo in Siberia, fa molto freddo qui, Però noi, come sempre, intervistare quest'oggi giovani d'oggi, che qui in Siberia hanno persino più freddo che in Svezia, e non c'è nemmeno un IKEA in circolazione, perché qui non aprono IKEA, dico io, perché non aprono IKEA, dico io, perché... Starebbe bene questo di panorama, non trovate voi sì? Ma va, mo stai zitta, faccia da mortadella, culona spiritosa, vai via, pussa via, ci penso io qua ora, vattene.
Va bene, miei cari. Eccoci qui in Siberia, alla sagra del culatello. Sono io, la vostra adorata bambola Joy. E ora intervistiamo queste belle ragazze del luogo, delle splendide, tipiche fanciulle siberiane mai viste prima. Allora, care, che cosa preferite voi? Il culatello o qualche altro salume? Siete state già alla festa della panzetta copata, della finocchiona? O me mica sarete delle fans della bresaola, spero? La bresaola da sfigati. Vuoi mettere un bel santillario piuttosto? Oi, è di un bello, è di un buono. Oh, ma chi sei te? Ridacci quell'altra checa cazzi svedese, va! C'è! Cioè, che angoscia! Non posso tollerare questi cambiamenti drastici. Ne va della mia salute psichica. Oh, ma come vi permettete? Io sono la bambola Joy, la più bella tra le belle. Sono contesa da tutte le fabbriche di giocattoli. Ho dato pure la merda a Tania. E Barbie mi invita sempre alle feste. L'unica che mi snoba è quella gran stronza di Jem. Ma tanto è un passo dall'obesità di sicuro se non la pianta con tutti quei sandwich, tonne, maionese e gli aperitivi notturni, Jem? Sta zoccola dai capelli fucsia. Cioè, scusate, però... io vorrei tanto dire che qui la situazione è... cioè... per essere più precisa, devo proprio dire che... Oh, senti! Tu cosa volere? Non vedere che noi quattro strafeghe? Cessa? Oh, te, cinesina mandarina, mangiati il tuo riso cantonese e fai silenzio, o ti imbottisco come un tortellino de brodo. Oh, tu taci! Prosciutto una colonna! Non vedi che noi occupate qui? Ridacci quella bamba sciona svedese! Cessa! Oh, sì, faiga! Ridacci la Bessi! Te puzzi di pancetta! Oh, ma come vi permettete? Io doccio a Joy e mi lavo sempre e mi cambio tutti i giorni con tanti favolosi abitini. Sì, tu puzza peggio di ristorante cinese dei miei genitori, che cucina pure topi in salsa di mandorle! Ora sfanculati! Cessa! Scusate, ma... cioè, sì, effettivamente... in effetti, cioè, vorrei proprio dire che... cioè, io sì. Io ritorno! Colpo della polpetta nascente! Oh, ma come oggi, che male! Beccati questo fulmine di bella Joy! Ti prendi questo! Ah sì? Ora ti faccio io vedere polvere di cozze! Aia! Mamma mia, beccati sta polpetta! Stronza! E beccati queste ali del tordo! Toh. E io ti colpire con catena di Bessi! Oh, ma come ti permetti? Senti, brutta stronza! Oh, stronza! Oh, oh, aia! Oh, vediamo Joy. Vediamo Joy. Allora, Joy, per quanto mi riguarda, è un po' meno bellina di viso rispetto a Bessi. Sì, è un po'. C'è cioè un po'. Non so, la faccia da cacciottona. Oh, ma come ti permetti te? Sì, vabbè. Non è che sia brutta, in realtà è fatta molto bene qualitativamente anche, Non si può dire niente. L'unica cosa è che rispetto a Bessi, che probabilmente doveva essere un pochettino più appetibile dal punto di vista della qualità, questa è un po' più normale. Normale, dici? Un pochino. Però gli occhi sono belli, sono colorati bene. Sì, sì, sono colorati bene, sono truccati bene, le labbra sono belle. Anche tanti capelli. Sì, stavo guardando infatti l'attaccatura dei capelli, che è piuttosto buona. Anche se bisognerebbe tagliargli questo nastro che li tiene insieme, che non è... Non me ne ero accorto, sai? Sì, poverina, ce l'hai un po' di forbici. No, ma lasciala, perché ormai... Ho deciso di cambiare la pettinatura di Joy, che praticamente è strangolata da questo scotch. Che sì, non me ne ero neanche accorto. Ma all'inizio sembrava... sembrava in realtà un nastrino, invece erano legati intorno al collo, per cui in realtà i capelli sono un po' più come quelli di June, diciamo, un po' più vaporosi. Grazie, adesso sono più bella con i capelli salti, vedrete. Anzi, se avessimo un pettinino potremmo vedere un po'... Mouché. Dai, ce l'abbiamo un pettinino? Certo! Ah, non sono per niente male, eh. Oh, fai piano. Non ti lamentare. Comunque sono di una qualità migliore di quella delle Barbie dell'epoca.
Trovi? Sì, perché le Barbie dell'epoca avevano i capelli più fini. Invece questo è un capello un po' più spesso, quindi si pettina meglio, anche per le bambine era più facile. Bene. Si strappavano di meno, si aggrovigliavano di meno. Forte. In ogni caso, appunto, è apprezzabile la cosa che stavo dicendo prima, anche questa scelta di colori e di modelli un po' diversi dal solito. Cioè, all'epoca era abbastanza difficile avere una Barbie non vestita di rosa e non in gonna. Vero. Invece questa è in pantaloni, c'è questo vestito con colori appunto leggermente natalizi, ma mi sembra che questo fosse un modello invernale in effetti. Però ma... anche gli altri vestiti che abbiamo visto nel catalogo sono comunque vari, di diversa natura. C'è anche il completino per guidare che era un po' ma sai, gatto, aggressivo. Non penso che questa cosa sia natalizia, anche perché che fa? Si veste da Babbo Natale, cioè... Tu dici? A me sembra che quando l'avevamo cercata su eBay... questo era un completo invernale. Ah, vabbè. O di Natale o sulla neve o qualcosa del genere. Che in effetti poi alla fine non c'è scritto niente qua, vabbè. No, è perché è l'effetto speciale dei capelli, del colore. Ecco, volevo anche farvi vedere che carine che sono le scatole. Ecco, pretty beautiful, charmant, amable, adorable, fantastique, irresistible. Porta tutte le lingue. Fantastiche, schön, graziosa, meravigliosa. Si dice in tutte le lingue, jolie. Francese, tedesco, si vede che venivano vendute in tutta Europa queste bambole. Tra l'altro Bessie l'abbiamo trovata in Grecia, a un prezzo assurdo, veramente cara. Però era l'unica, io la cercavo da anni. Invece Joy ve la cavate con meno. Ah, tra l'altro guarda qua che ce l'hanno, 1977. Sì, sì. Per cui veramente una cosa antica, antica. Bambole italiane, tanta roba, bravi. Sì. Bene, bene, molto bene. Peccato che la linea, per quello che ne sappiamo, deve essere durata qualche anno e non di più. Boh, chi lo sa. Cioè, è durata meno della Tania, tanto per dire. Vabbè, Tania... Tania era il classico ripiego, tipo, non ci abbiamo i soldi per la Barbie, allora sì, ti prendo la Tania. Ma tutti i paesi hanno avuto la loro Tania. È vero, è vero. Noi abbiamo quella, in Giappone c'avevano la Licca, mi sembra che si chiami, la bambola giapponese che è tipo la Barbie. Sì, una sì, beh, però la Nick era bella, erano fatte bene. Sì, però era comunque cara. Era comunque una specie di ripiego della Barbie. Sì, beh, certo, chiaro. Mi sembra nei paesi, l'Austria così, ci fosse Steffi Lovo, una cosa del genere. Sì, che era anche qui in Francia c'era qualcosa, ma non mi ricordo come si chiama. Questa è Auto Joy, vedete, una scatola enorme, veramente grande, gigantesca. Da bambina mi sarebbe piaciuto ricevere una cosa così grande. Era un pacco di Natale molto carino, molto invitante. Noi l'abbiamo pagata pochissimo questa qua, rispetto a Bessie, che invece è costata uno sfacelo. La vuoi aprire? Vediamo sì, com'è? Vediamo com'è. Tu sì, l'hai già guardata? L'avevo solo intravista, intravista. Perché poi June ha voluto l'auto, quindi niente, Joy è rimasta senza auto. Quindi se l'ha rubata June. Sì, sì, sì. Sembra nello stile di June. Joy non è contenta di questa cosa. Guardate, qua c'è un... Vabbè, sì, qui parla proprio della bambola e da varie informazioni. Che carino. C'è un altro tipo catalogo... in bianco e nero. Adesso tiro via qua. Sì, puoi sfilarlo. Solo credo. Ah, vabbè, niente, togliamo la scatola, questa è una scatola bianca. Oh, caspiterina! Si può anche tenere così, guardate, sì, con scritto Auto Joy. Una Burago, c'hai presente? Sì, sì, sì. Con il suo supporto. Com'è bloccata sotto? Cosa c'è? Una. Ah sì. Cioè il classico bullone da svitare. Vabbè, bellina. Niente, niente male, veramente. Plastica? Sì, tutta plastica, non ci sono parti in metallo, però bella. Cavolo. C'è anche scritto Auto Joy. Le ruote ovviamente girano, non penso che siano collegate al volante in qualche modo che si possa sterzare. Allora, non sono di gomma, sono di plastica, sì. No, no, il volante è loose, diciamo, gira per i cazzi fuori. Sì, sì, sì. Però una bella auto, niente male. Assolutamente. Davvero carina. Sembra un po' una macchina che potrebbe partecipare alla corsa più pazza del mondo. Di Penelope Pitstop, sì, è vero. Oh, scendi subito dalla mia macchina, stronza, sì, vabbè. Oh, ma come ti permetti? Quella lì è Auto Joy, non è mica Auto John. Come ti permetti, oh? Bene, con questo abbiamo finito. Alla prossima. Ciao, alla prossima. Ciao. Del trippo. Quest'oggi siamo di nuovo nella mia cucina perché vi voglio raccontare come si fanno delle buone polpette. E quindi, per l'occasione, abbiamo qui una nostra amica molto esperta di polpette. Signore e signori,
bambola Bessi, che viene dalla Svezia ed è esperta di polpettine svedesi. Quindi faremo un po' di polpette normali, poi un po' di polpette di flip-a-trip e poi proveremo anche a fare le sue polpettine svedesi per vedere le varie differenze. Ecco, prima di cominciare, mi raccomando, trovate in tutte le librerie il nuovo best seller dell'onorevole Trip, cioè io, il mio nuovo libro Come aumentare la trippa. Ecco, flippone di trice, 1500 lire, vedete non costa tanto, sono ben 3528 pagine, ecco tantissime ricette golosissime, mi raccomando compratelo e ditelo ai vostri amici. Ciao ciao, benvenuti, io sono Pessi, vengo di Svezia e oggi sono qui per farvi assaggiare di polpette. Sì, molto bene, Bessi. Allora, anzitutto vediamo come si fanno le polpette normali. Prendete, dunque, fate prima da parte la cipolla, perché se è già cotta, poi le polpette risultano essere più morbide, più tenere. Poi potete farle con o senza pane, se vi piace il pane potete mettere un po' di mollica nel latte, ecco, lo spezzettate piccolo piccolo, anche se è del pane un po' vecchio lo potete fare, ma togliete la crosta più dura. Mettete un po' di pane nel latte, lo lasciate riposare anche tutta la notte se volete, e poi lo mettete nell'impasto con la carne trita. Se mischiate la carne di mandorlo con la carne di maiale è sicuramente più buono, anche un po' di salsiccia se volete. E poi ci mettete tanto tanto parmigiano, e niente sale perché il parmigiano è già salato, mi raccomando, e poi delle uova e se volete appena appena di pan grattato. Mescolate bene, se vi piace un gusto più fresco mettete un pochino di basilico, ecco, e poi una volta che avete fatto le polpettine le potete friggere, mi raccomando, nell'olio d'oliva perché sono molto più saporite, oppure le potete anche fare nel forno, perché no. Ecco, a questo punto, ma che cosa succede qua? Oh no, ma di nuovo? Scusate regia, che cos'è questa roba? Non sono le polpette! Ma cosa sta di succedendo? Io non riesco a capire! Ma sì, ma non lo so, ma c'è qualcuno che si diverte qua, mette le donne nude, ma insomma, ma che scandalo! Io cerco di fare un programma di cucina! Accidenti, queste donne... più donne... accidenti... devono essere svedesi! Sì, vabbè, comunque, io continuo a parlare, chi se ne frega delle foto? Oh, fate un po' come vi pare, regia. Dunque, adesso vediamo le polpette, come si fanno flipponi. Allora, prendete salame, prosciutto, coppa, pancetta, mortadella, poi ci mettete un po' di grasso di porco, mettete circa 1,5 kg di parmigiano, 1,5 kg di fontina, 1,5 kg di gorgonzola e poi anche anche 1,5 kg di pecorino, mescolate tutto con 18 uova, ecco, poi impanate 13 volte nel pan grattato con l'uovo e il pecorino di nuovo, mettete un po' di sale e poi ricoprite tutto di formaggio fuso, mozzarella, mettete nel forno, ecco, e vengono fuori le polpette così leggere, diciamo, proprio dietetiche, ecco. Potete tranquillamente mangiarle anche se siete a regime, non c'è problema, ve lo dico io, sono le vuole trip. Sì, allora, ma basta con queste foto di donne nude, mettete le foto delle polpette! Sì, adesso io vi racconto come fare polpette di Svezia. Sì, brava Bessi, va, che così facciamo finta di non vedere tutte queste donne nude che girano, porca miseria. Che razza di programma è questo qua? Sì, allora, anzitutto vi serve tanta segatura. Prendete tantissima segatura, questa proprio ricetta come noi fare all'IKEA. Ecco, si serve anzitutto segatura di legno proprio bello, poi mettete un po' di uovo. E carne non necessaria, ma se volete potete prendere carne che capita, anche topo, non importante. Naso di maiale, zampa di maiale, culo di cavallo, ratti di fogna, uccelli morti, quello che vi pare. Anche da spazzatura prendete un po' di carne, così giusto per dare un po' così di consistenza più tenera, perché il legno a volte risulta essere un po' duro da masticare, ma comunque buono, saporito. Ecco, una volta che avete fatto questo, mettete appena appena di formaggio svedese, ecco, un po' di sapone, un po' di detersivo per piatti, amalgamate bene, 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 e poi fate friggere in olio di motore di vostra automobile. Ma scusa, il legno, l'olio del motore, ma che schifo c'è? Poi gli animali morti, i topi,
Ma cosa stai dicendo? Ma queste non sono pupette, questa è una schifezza, abbi pazienza, scusa, ma che cazzo mangiate in Svezia all'Ikea? Questa ricetta classica di Ikea, tutti comprano polpette di Ikea. Ma che schifo, ma no, dai, allora, sentite, allora, io qua sono l'onorevole Trippo, già girano immagini di donne nude senza sosta, in più mi mandate questa qua che parla di legno, Toby, ma che schifo è, no, basta, me ne vado, basta.